Allora, ci siamo? Credo di sì. Allora, amici di Apuglia Hotel, benvenuti. Questa è una rubrica che insieme con gli altri colleghi abbiamo deciso di portare avanti una rubrica sulla scoperta di itinerari, nuovi itinerari in Puglia. Io mi presento, sono Nazareno, faccio parte dello staff di Puglia Hotel da poco, però sono entrato veramente in una famiglia molto importante e con dei grandi lavoratori, con gente che insomma tiene a cuore il proprio territorio. E a proposito di questo, abbiamo appunto deciso di aprire questa rubrica in questi giorni di quarantena che ci tengono chiusi, diciamo così, nelle nostre case, e in cui appunto ci mancano questi momenti di aggregazione, questi momenti di incontro, e ci manca anche il fatto di poter frequentare dei luoghi di incontro e di confronto. Ho invitato, ho il piacere di avere qui con me un caro amico ormai di vecchia data, Dario Durante, che potete vedere nell'altra parte Ciao dello a tutti. schermo. Ciao. Con Dario ci siamo sentiti in questi giorni per preparare questa registrazione, insomma, questa trasmissione. E in questa trasmissione, appunto, vogliamo parlare proprio di questi itinerari, appunto, in Puglia. E partire con le piazze barocche di Puglia. In particolare andremo a toccare tre località della Puglia, che sono Lecce, Martina Franca e Melpignano. Dario è docente di storia dell'arte, nonché blogger, appassionato ovviamente appunto di storia dell'arte, guida turistica in Puglia. Ha scritto anche un libro che vi faccio vedere, si chiama La scultura sacra a Pulzano, edito da Inedit, è molto bello sulla scultura sacra. E niente, volevo così, ora lui ha anche un sito internet che si chiama diariodellarte.it, dove potete andare a trovare diverse curiosità e articoli che riguardano appunto la storia dell'arte e le tradizioni culturali di diversi territori in Italia, vero Dario, se non sbaglio? Sì. Più che altro dei percorsi anche tematici per i ragazzi, per gli studenti. Perfetto. Allora, vogliamo partire con il nostro itinerario per ora virtuale. Poi magari quest'estate spero che i nostri ospiti presso Apuglia Hotel possano andare a vivere questi luoghi. Sì, io partirei da Lecce, che è una città importante della Puglia, collocata nel Salento, e da due piazze in particolari. La prima è Piazza Duomo. Piazza Duomo è una piazza chiusa, si entra solamente da un accesso e ci sono delle statue in pietra che quasi ti invitano a entrare in questo che è un vero e proprio palcoscenico teatrale dove si trova il Duomo, il campanile, alto 68 metri, uno dei più alti di Puglia, e poi al lato ci sono sia la
la sede del vescovo e quindi l'episcopio, ma anche il palazzo del seminario. Il duomo, che è quello che vedete in foto da qui dall'alto, ha due facciate, una che dà effettivamente sull'entrata, che è quella più tipicamente barocca. Il barocco è un periodo artistico che noi collochiamo nel Seicento, e un'altra facciata che dà verso il seminario, l'episcopio. Qual è la particolarità di questa piazza? Beh, innanzitutto lo spettatore si sente coinvolto. Coinvolto perché è una piazza teatrale, animata, dinamica, che a seconda da dove ti collochi scopri tante piccole cose e tante decorazioni particolari, decorazioni sia religiose, ma anche che si rifanno, diciamo, al mondo vegetale e animale. Sono le classiche decorazioni barocche, simboliche, che si rifanno ad un mondo ultraterreno. La particolarità, però, a Lecce è l'utilizzo di una pietra leggera, color miele, che cattura come dire, questo sole caldo mediterraneo. Ed è una pietra, diciamo, che dà una sensazione di calore e di leggerezza, perché è una roccia calcarea e tenera che è facilmente lavorabile da questi scultori straordinari del Seicento leccese, uno fra tutti Giuseppe Zimbalo. Come potete vedere, si utilizza in più livelli e lì si vanno a collocare varie decorazioni. Diciamo che l'episcopio e il palazzo sono suddivise in diverse arcate che creano proprio questa sensazione, questa animazione spaziale, di chiaroscuro, in cui l'occhio del visitatore si perde. Uscendo invece da Piazza Duomo, ci si può dirigere in Piazza Santo Ronzo, che tu, come sai, è un po' il salotto cittadino. Ecco, sì, ecco, Piazza Santo Ronzo è diciamo, il punto di ritrovo di tutta la città ancora oggi, molto viva. Non è soltanto una piazza, diciamo, così scenografica solo per turisti, no. Piazza Santo Ronzo è una piazza a cui i leccesi sono veramente legatissimi. Se avrete la fortuna, la voglia di passeggiarvi al suo interno, troverete veramente delle situazioni incredibili, vero Dario? Sì, questo legame che tu citavi è dato da alcuni elementi. C'è quella costruzione che si vede in foto, con questa grande apertura, che è il cosiddetto sedile, cioè il luogo dove si amministrava la cosa pubblica un tempo. E accanto c'è una piccola chiesetta dedicata a San Marco, che è il simbolo e il segnale dei traffici commerciali operanti nel mare Adriatico fra Lecce e Venezia. Qui i veneziani avevano un avamposto, una vera e propria sede, che è proprio, diciamo, fatta da questo
da questa piccola chiesetta con il leone di San Marco sopra la porta. Ma la cosa, diciamo, più importante per i leccesi e per tutti i salentini è questa colonna che si innalza nella piazza, una colonna altissima, che è la colonna che, come dire, concludeva la via Appia, al di sopra della quale c'è il Santo Rozzo, il patrono di Lecce, Santo Rozzo in bronzo, che divenne famoso perché, diciamo, protesse la città da Lecce da una peste della metà degli anni del 500. Quindi anche qui ci possiamo riallacciare a una situazione odierna di Attuale. protezione, sì, contro il coronavirus, ecco. Ecco, esatto, è una particolarità a cui diciamo tutte le popolazioni di tutti i tempi hanno fatto riferimento, cioè quella di chiedere a una divinità un'intercessione Sì, esatto. in queste calamità. Che la natura, per sua conformazione, per la sua essenza, ci espone. E i leccesi, appunto, sono legatissimi alla statua che adesso, come stavo prima discutendo con Dario, adesso in particolare c'è una situazione, diciamo, non comune, e cioè la statua è stata portata a terra per il restauro ed è visibile ad altezza Duomo in un palazzo che è la sede del comune, il cosiddetto Palazzo Carafa di Piazza Santoronzo, dove su un lato del palazzo si apre un gran portone con una porta in legno alta. Cioè, credo almeno 6 sì, 7 metri, e dove si apre appunto questa grandissima statua enorme del santo, una barba imponente e uno sguardo compiacevole. È un cantiere di restauro partecipato e condiviso con il resto della città. Esatto. Allora, facciamo invece un salto verso nord. Nel nostro itinerario, ricollegandoci appunto alle piazze, per arrivare nella graziosa cittadina di Martina Franca, in provincia di Taranto, comunque al confine tra le province di Taranto e quella della città metropolitana di Bari. Per parlare, Dario. Per parlare di un'altra piazza barocca, perché qui ci troviamo in Valle d'Itria, che è una particolare, diciamo, conformazione territoriale dell'altopiano delle Murce, e qui abbiamo testimonianza di un barocco più dolce, anche più, diciamo, legato all'aristocrazia più nobile di questi paesi interni. Questa è la cattedrale di Martina Franca, dedicata a San Martino. E sopra il portale d'ingresso mi fa piacere ricordare l'esistenza della statua di San Martino che dona il mantello al povero. È una, diciamo, storia del santo che si riallaccia però alla capacità di accoglienza del popolo pugliese e di aiuto reciproco che anche in questo caso sta dando prova di sé in questi difficili giorni di disposizioni ministeriali a causa del coronavirus. Ma Certo. questa piazza, a differenza di delle piazze leccesi, è un'unica piazza dove confluisce il potere religioso del vescovo con la presenza del Duomo, e questa torre civica
con questo palazzo bellissimo. Quindi da una parte abbiamo il potere religioso, dall'altro abbiamo il potere civile che ha governato Martina Franca per tanti, tanti secoli, tanti anni. Anche qui abbiamo una pietra facilmente malleabile e lavorabile che cattura il sole del Sud Italia e che all'interno della quale, all'interno di queste facciate, possiamo vedere sia festoni barocchi di frutta e fiori, ma anche dei personaggi religiosi. Ecco, qui c'è un'altra È foto così della nella strada. facciata. E questa è Piazza Episcopio con le sue arcate. E anche qui questa piazza si trasforma in una piazza principale di passeggio nelle calde serate estive, ecco. Diciamo che Martina Franca è uno di quei paesi nei quali si concentrano tutti i paesi limitrofi, in quanto la sua posizione sopraelevata, soprattutto d'estate, gli dà un clima fresco, asciutto, dove insomma, è veramente piacevole passare le serate più calde d'agosto. Vi invito caldamente, anche perché soprattutto chi soggiornerà nel nostro hotel di Ostuni è veramente a pochi passi da Martina Franca. Sì, è un po' il fresco rifugio delle serate estive, ecco. Esatto, in questi giorni sta addirittura nevicando a Martina. Veramente è un posto particolare fuori dal tempo. Ora invece, appunto, si apre questa grande piazza, continuando il nostro escursus sulle piazze, facciamo un salto, invece di nuovo nel Salento e andiamo a vedere una delle piazze forse che sono venute alla ribalta delle cronache estive, situata nel paese di Melpignano, un paesino diciamo alle porte, nel centro del Salento, noto sicuramente per la pizzica, ma Dario anche. Allora, Melpignano è un centro particolare perché insieme a tanti altri comuni costituiscono la cosiddetta Regia Salentina, cioè dove si parlava, è un greco antico, una lingua antica, e dove c'era un rito, per quanto riguarda il rito religioso, greco. Quindi con queste influenze di ascendenza bizantina orientale, e questo convento in particolare stabilisce il passaggio da un rito greco al rito latino, perché è un convento degli agostiniani sorto nel 1573. E sulla porta del convento c'è una bellissima iscrizione latina tratta da un passo della Bibbia, dove si dice che si aprono le porte al viaggiatore. E questo è un invito al viaggiatore che vuole venire in Puglia, perché è una terra accogliente che appunto accoglie chiunque, perché è una terra di confine, è stata e lo è fra la parte est e ovest del Mediterraneo. E qui si celebra la famosa notte della Taranta, cioè il convento fa da sfondo a questa grande, come diciamo, come dire, riunione di artisti, di amanti della pizzica, che è un ballo tipico
del sud Italia, ecco. Sì, vi invito anche qui a scoprire tutte le sfaccettature e tutte le curiosità che riguardano la notte della Taranta. La notte della Taranta non è soltanto un concertone o questo concertone, anzi, è una manifestazione itinerante. Volendo anche molto, molto intima e veramente culturalmente molto importante per il territorio salentino, sicuramente, ma anche chi andrà in vacanza nei nostri hotel, per esempio in Calabria, troverà una variante di tarantella o pizzica o che dir si voglia, con diciamo, dei meccanismi diversi. Anche nelle zone della Calabria, molto, molto interessante. Volevamo concludere appunto con questa immagine, parlavamo prima con Dario, perché come prima ha detto giustamente anche lui, la particolarità del barocco sta nel fatto di non annoiare mai chi lo guarda. Sì, io consiglio di perdersi proprio, nel vero senso della parola, nelle vie del centro storico, sia di Lecce che di Martina Franca, perché sono dei centri storici rimasti intatti, circondati da mura, dove, come dire, il privato si fa pubblico. Cosa voglio dire? Voglio dire che questi balconi e portali cesellati quasi e decorati, si offrono alla vista del visitatore e di chi si inoltra nella via. Questo esempio è il particolare di un bellissimo balcone privato che si trova a Lecce, dove potete trovare il connubio fra pietra leccese e ferro battuto, che è una tipica anche questa lavorazione locale. Va bene, beh, è stata una. Io vi ringrazio per chi ha la voglia, ha avuto la voglia di seguirci per questi 20 minuti, insomma. Ringrazio Dario per la sua disponibilità, Grazie a voi. per il suo essere appassionato alle bellezze. Dell'Italia e in particolare del Sud Italia. Un'ultima cosa, seguite anche Dario in questi giorni di quarantena, diciamo così, di stare a casa con tutti i nostri contenuti e niente, vi aspettiamo ovviamente. Quest'estate nei nostri hotel e prossimamente con una nuova puntata di questo piccolo format che abbiamo messo in piedi. Spero che vi siate divertiti, vi siate incuriositi e vi auguro da parte mia e da parte di Dario e della Puglia Hotel una buona serata. Buonasera.